la grattachecca sta nel nostro, sta nell'enunciato. La risposta è sui, siccome la grattachecca ti dice che è la granita di ghiaccio, la granita anche un coglione sa cos'è, chiunque, se poi non lo sai, allora vivi fuori del mondo. Non c'è una domanda sulla grattachecca, sulla Sora Maria, sui sapori della grattachecca, c'è un'altra cosa. Ma perché un infermiere o un fisioterapista deve sapere che gusti ci sono nella grattachecca? No, deve saper ragionare, che è una cosa diversa. Ma che tipo di ragionamento c'è? Non bastano questo, quelli di... Che la grattachecca cos'è? Cos'è? Una granita fatta di una cosa acquosa. Bene, allora lei su una cosa acquosa cosa può mischiare? Sciroppo acquoso. Poi ci metto la cioccolata, suppongo in un altro, la Nutella e la benzina. Lei, cosa, lei qual è la logica? Io devo fare un test di logica deduttiva che è tipico del ragionamento sia del medico che dell'infermiere. Perché quando si presenta un malato che mi racconta quattro cose, io da questo devo dedurre che cosa ha. Non hanno abbastanza tempo con i 3 anni di corso di laurea, il tirocinio? Che cosa? Per imparare la cultura. Ma non per ragionare, se non sai ragionare te non è che in 3 anni impari a ragionare. Cioè la domanda di logica deduttiva non è correlata con l'argomento medicina, perché quello te la farò dopo quando hai studiato. Ci sono quesiti sui sillogismi, sulle implicazioni logiche, ci sono 1000 quesiti, perché proprio uno sulla grattachecca, insomma uno ma studente perché, può ragionare anche su altre cose. Ma perché è una cosa semplice che mi serve a capire se ragioni. La vita è fatta anche di cose banali, ma magari sulle cose banali l'infermiere o il medico sbaglia gravemente.